microfono. Sono commosso da vedere che siete qui così in tanti, anche con un caldo quasi estivo, e delle cose che ciascuno mi dice. Tre persone mi hanno detto: manda a casa Renzi. Un altro mi ha detto: tieni duro, non mollare. Un altro mi ha detto una cosa, ma devo deluderlo. Sapete cosa mi ha detto? Silvio, scopare tutte. Mi spiace, non posso accontentarlo. Ormai sono fidanzato. Bene, io vi ringrazio molto di questa accoglienza straordinaria. Sono venuto qui in campagna per dare una mano a Lettieri a Napoli. Stamattina sono stato da Versa, adesso sono qui con l'amico Riccardo Ventre, che conosco da più di 20 anni. È persona di grandissima esperienza, è stato un ottimo europarlamentare e quindi io credo che sarebbe per la vostra città un sindaco straordinario. Noi continuiamo in questa battaglia per la libertà, che io spero che tutti gli italiani a poco comprendano, che tutti a poco raggiungano la consapevolezza di quello che sta accadendo. Ve lo dico in due parole. Abbiamo avuto negli ultimi 22 anni 4 colpi di Stato. Oggi c'è un processo verso una deriva autoritaria assolutamente pericolosa. La Costituzione che Renzi ha cambiato con una maggioranza artificiale fatta da 60 deputati eletti dai elettori del centrodestra e da 130 parlamentari alla Camera, costituzionali dalla Corte Costituzionale, ci porta verso una